don't think sorry is easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I'm not gonna give in. Sabbia Teatro Festival, cioè lo Sabbia Ruccello Premio di Drammaturgia. Comincio subito a presentare gli ospiti che sono presenti a questo tavolo. Naturalmente salutiamo la professoressa Maria Rita Auricchio, vice sindaco di Castellammare. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ospita nella sala consiliare. La presenza istituzionale si avverte, sia pure tra tante difficoltà che non stiamo qui ad elencare, ma che purtroppo tutti conosciamo, augurandoci naturalmente che questa presenza istituzionale sia sempre più forte e possa affiancare nella sua, speriamo, lunghissima vita il festival e il nominato premio di drammaturgia dedicato ad Annibale. Luca Rasuto, il direttore artistico dello Stabia Teatro Festival, Maria Carmen Matarazzo, che all'interno dello Stabia Teatro Festival coordina un fittissimo calendario di eventi letterari, e Osvaldo Conte dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo. Benvenuti, e naturalmente il personale ringraziamento alla signora Pina Ruccello per aver accettato di partecipare alla conferenza stampa di questa edizione dello Stabia Teatro Festival. Prima di entrare nel vivo della presentazione del calendario, del ricco programma che anche quest'anno lo Stabia Teatro Festival ci offre, volevo spendere giusto due parole per la novità che quest'anno si accompagna allo Stabia Teatro Festival, che è appunto lo Stabia Ruccello Premio di Drammaturgia. A questo proposito porto anche il saluto di Carlo De Nonno, che è stato stretto collaboratore di Annibale Ruccello, ha composto le musiche originali di Ferdinando, che rappresentano dal mio punto di vista veramente un vero e proprio sottotesto all'interno del capolavoro ruccelliano. E naturalmente Ruccello, cioè, è stato confidente, sodale e direi quasi complice nella piccola ma vivissima avventura del capo. Dunque, il premio Stabia Ruccello era un premio di cui si sentiva assolutamente la necessità, perché era giusto che in qualche modo Ruccello venisse ricordato nella maniera migliore, cioè proiettando lo sguardo verso il futuro, verso l'esterno, all'interno della sua città. La sua città che in qualche modo, questa dimensione della provincia, ha tanta parte in fondo nel Teatro di Ruccello. Basti pensare, giusto per cogliere qualche sfumatura, al personaggio di Donna Clotilde, barbicata alla sua villa vesuviana, che potrebbe essere, che si sa, un riferimento al bicchiere dell'acqua della Madonna, al nome del protagonista di Don Catello, appunto, del sacerdote, e anche alla stessa lingua che usa Ruccello, che è la variante stabiese del napoletano. Dunque era giusto ricordare Annibale nel modo migliore. Annibale che, come ha detto Aldo Nicolai in un articolo apparso poco dopo la sua scomparsa, ha attraversato la scena teatrale italiana con la freschezza di una ventata di primavera. Ecco allora che vogliamo ricordarlo attraverso il riconoscimento della scrittura teatrale. La specificità dello Stabia Ruccello Premio di Drammaturgia è questa, cioè sarà un premio concentrato sugli autori, sulla scrittura teatrale, sulla parola che tanta forza ha avuto nel teatro di Annibale Ruccello. La commissione è al lavoro e i nomi dei vincitori saranno proclamati la serata con
conclusiva del festival il 28 novembre. Ci saranno tre premi, tra cui, questo ci preme particolarmente sottolinearlo, un premio dedicato, un premio che sarà riconosciuto a un giovane autore. Ruccello ha fatto la gavetta ed ci sembra giusto ricordarlo attraverso un'iniezione di fiducia che si vuole dare ai giovani autori, che oggi sono tanti e che devono avere la possibilità in qualche modo di farsi conoscere, di far conoscere i loro testi e di poterli mettere tranquillamente in scena. A questo punto vi do appuntamento alla prossima conferenza stampa in cui presenteremo nel dettaglio il premio, appunto, Stabia Ruccello, premio di drammaturgia. Passo la parola immediatamente ad Osvaldo Conte dell'azienda autonoma di Foresto Giorno e naturalmente lo ringraziamo per la sua presenza. Lo Stabia Teatro Festival nasce dall'impegno e dallo sforzo di persone che hanno creato delle sinergie sul territorio per promuovere la cultura teatrale e letteraria e per in qualche modo stimolare quella vocazione al teatro che è insita nella città di Ruccello e non lo dimentichiamo anche nella città di Viviani. E quindi è giusto che oggi ci siano appunto i partner che hanno reso possibile l'inizio di questa avventura. Prego, Fabio. Io ringrazio per queste belle parole che hanno voluto spendere per l'ente della Fiera di Curoso Giovane e Turismo, che in questo momento rappresento, anzi porto anche il saluto del nuovo amministratore, purtroppo liquidatore, Pasquale Napoletano, nella speranza che la nuova Agenzia Regionale per il Turismo, che si dovrebbe, diciamo, che dovrebbe andare, dovrebbe iniziare i primi passi con l'anno nuovo, possa dare una linfa maggiore, una collaborazione maggiore a questi giovani che tanto danno alla cultura e alla promozione del nostro territorio. Io questo è l'augurio che faccio non solo a Luca Nasuto, che mi ha voluto al suo tavolo, ma a tutti i giovani presenti che da anni mettono a disposizione del territorio la loro arte e che praticamente non hanno ancora ricevuto quel giusto riconoscimento economico che i loro sacrifici fanno da anni. Io sto parlando come stabiese, purtroppo parlo anche come ente regionale, mi sento un poco mortificato di stare qui a questo tavolo, perché io sto dando l'apporto, i miei colleghi dell'azienda stanno dando l'apporto sulla propria pelle, aprendo gli uffici a tutte le persone che hanno bisogno di un consiglio, di una collaborazione e dando soprattutto educazione e rispetto per le persone che lavorano in questo campo. Quindi continuerà la mia collaborazione con tutti voi e la collaborazione dell'azienda di turismo nella speranza che questo nostro tratteggiare, nel senso di essere disponibili a tutti per essere presenti sempre, possa essere in un futuro riconosciuto. Grazie per quello che fate per la città di Castellammare. Allora, entriamo adesso nel vivo della conferenza stampa e Luca Nasuto ci guiderà attraverso gli appuntamenti teatrali previsti dal cartellone dello Stabia Teatro Festival. Prego, Luca. Buongiorno a tutti. Siamo qui per la seconda edizione dello Stabia Teatro Festival, il festival teatrale della città di Castellammare di Stabia. Una battaglia che io in cui ho sempre creduto, cioè quella di dare a questa città un benedetto festival di teatro, perché in ogni città c'è un festival legato al territorio, alla propria città. Solo Castellammare non aveva questo privilegio. Ci sono città che hanno una identità teatrale minore di quella di Castellammare, no? E questo lo vediamo negli enormi busti dei nostri predecessori che sono in vita, lo stesso il busto di Annibale Rucello, il busto di Raffaello Viviani, Incidenza. La nostra identità teatrale e culturale è davvero forte, tale da spingermi a rivendicare la creazione di questo festival teatrale. Logicamente,
fare un festival teatrale della città di Castellammare di Stabia, farlo da solo per me sarebbe stato impossibile, perché io sono un autore di teatro, non sono un imprenditore, e per trovare delle sinergie ho dovuto, come si dice, gettare il cuore oltre l'ostacolo e aprire il cuore a persone che ascoltassero quelli che sono i palpi di me, perché io vivo molto di nessuno, il giorno in cui smetto di funzionare forse smetterò di vivere. Per fare questo ho chiesto aiuto alle sinergie, alle realtà importanti della nostra città, come l'associazione Achille Basile, la professoressa Darwin, che ho sempre detto più volte che voglio bene come una madre, non la vedo da più, per quello che ha fatto con me, per la possibilità che mi ha dato di creare il Festival Teatrale della città di Castellammare di Stabia. Quindi un ringraziamento a tutti quei piccoli cuori che mi permettono di portare avanti il Festival Teatrale. Quest'anno, come ha detto Monica Cittarella, abbiamo la novità del premio Annibale Lucello, di questo ringrazio la signora Pinna, e anche per me questa è stata un'ulteriore battaglia, quella di dimenticare la figura di Annibale qui a Castellammare di Stabia e farla conoscere ad un bacino che è grandissimo, perché noi ci rivolgiamo a un bacino che considerando i paesi limitrofi di 150.000 persone, un numero grandissimo, immaginate solamente queste 150.000 persone, quanti giovani ci possono stare, non conoscono la figura di Annibale Lucello, non conoscono la sua drammaturgia, la sua poetica. Quindi ho pensato di dimenticare come città di Castellammare di Stabia la figura di Annibale e celebrarla nel modo più degno possibile. Detto questo, vorrei ringraziare prima tutti i partner che ci hanno sostenuto, tra cui Union Gas, tra i partner principali che sono qui, e poi tutti gli sponsor che sono state legate, Fotoverbo, Futura, la farmacia delle Rani, sono molte tante le aziende piccole e grosse che sostengono il Festival Teatrale della città di Castellammare di Stabia. Detto questo, voglio entrare in vivo un attimo del cartellone e passare un attimo ad elencare uno ad uno quelli che sono gli eventi. Partiremo il 13, il Festival della Letteratura parte il 6 novembre. Il 6 novembre dovrebbe essere presentata tutta la parte letteraria del Festival, e di questo chiedo alla professoressa Carmen di elencarci un attimo quelle che sono le presentazioni, per darmi dopo successivamente la parola ed entrare nel mio cartellone. Però non è presente nessuno di questa associazione oggi, quindi io lo ricordo soltanto.
siamo in continuità con questo discorso fatto l'anno scorso. E qui abbiamo Raffaele Dragone che ha curato questo evento, quindi vi invito a vedere le parole su questa conferenza che avremo. Sì, niente, cercherò di essere breve. L'antefatto della conferenza, come vi anticipava Carmen, è questa conferenza che c'è stata l'anno scorso, intitolata Il linguaggio tra rigore scientifico e creazione poetica, nel corso della quale abbiamo ascoltato gli interventi di diversi autori di poesia, però di formazione scientifica. E su questa falsariga quest'anno abbiamo inteso continuare, diciamo, questo filone. Abbiamo cercato un titolo forse un poco più esistenzialista, simboli, immagini, suoni, strumenti del vivere in poesia, e interverranno alla conferenza, a differenza dell'anno scorso, autori di poesia ma di estrazione umanistica. Ci saranno due autori romani, uno è il capo dell'ufficio stampa del CNR, Marco Ferrazzoli, poi ci sarà Monica Martinelli, anch'essa, anche lei da Roma, e poi ci saranno due autori napoletani, Carlo Di Legge e Enza Silvestrini, che insomma dall'alto della loro, come dire, esperienza, prolungata esperienza in ambito della creazione poetica, insomma, potranno sicuramente fornire elementi utili alla, diciamo, alla, al dibattito. E questo è tutto. Quindi ringraziamo Raffaele Ragone, che non si è presentato, ma anche il più poeta, come sapete, di estrazione scientifica, ma con una larga base umanistica, quindi come bene anche in due anni. E proseguo con questa presentazione. Dunque, e subito dopo, nella settimana successiva, avremo invece il giorno 13 la CPS che presenta, abbiamo qui a Maria Terra, se ci vuole dire due cose brevemente, presenta un testo, La valigia di Agatia, un testo, anche questo, un romanzo. Sì, salve, scusate la voce, ma sono forte, forte maturale. Innanzitutto, come CPS significa Comunità Promozione e Sviluppo, è una ONG, e forse ci potremmo chiedere perché una ONG di cooperazione internazionale all'interno di una rassegna culturale. Ci sono due motivi fondamentali. Come ONG, la CPS è un fiore all'occhiello di Castellammare. Fra i tanti aspetti negativi, Castellammare è una ONG da 40 anni e pensate che a sud di Roma sono solo una decina. Solo la città di Padova ne ha 150. Quindi una ONG che lavora sia nei territori quali il Senegal, il Congo e il Perù, ma una ONG opera anche sul proprio territorio. Quindi è fondamentale la partecipazione ad un evento in cui si va a toccare l'emozione, la sensibilità, la formazione dell'essere umano. Perché una ONG opera per la difesa dei diritti umani, ma non ci può essere difesa dei diritti umani se non c'è un concetto, non c'è una visione della vita che guarda alla persona nella sua integrità. Quindi il lavoro da fare sul territorio da parte della CPS è proprio quello di diffondere la difesa dei diritti umani, e niente di meglio dell'arte, in questo caso la letteratura. Già l'anno scorso abbiamo presentato un testo letterario, e anche quest'anno è La valigia di Agafia, un testo evocativo, ma che riguarda uno dei problemi principali di cui si occupano le ONG, questo mutamento continuo di popolazione, l'immigrazione, problemi che comportano. E attraverso la letteratura questo discorso diventa molto più incisivo, per questo siamo presenti. E l'ultima cosa, viene presentato non a caso da un'antropologa, la dottoressa, professoressa universitaria Annalisa Di Nuzzo, anche lei statunitense.
Quindi sono contenta di partecipare per il secondo anno a questa bella iniziativa, perché è importante proprio per creare una mentalità adeguata. Grazie. Allora, poi il 14 novembre avremo un'altra associazione che è Trame d'Autore, e sarà presentato un testo di Francesca De Pascale, Sabbia nel tempo. Ma in questa stessa serata sarà anche proiettato un video, un cortometraggio, sì, curato da Francesca Pasco, che non è qui perché sta impegnata in accademia, e però c'è Gigi Petralis che ci dirà qualcosa, ed è un cortometraggio fatto da un testo di Pessoa, quindi da Tabaccheria. Se ci vuoi dire qualcosa, Gigi. Questo è un testo che è stato tratto da un lavoro di Francesco Pessoa, è un'idea di Francesca Pasqua, e il corto è stato diretto da Michael Liuzzino. Noi, io e Andy Finizio, siamo stati, diciamo, gli attori, e il testo tratta di un argomento molto caro, lo stesso Pessoa, e in effetti è la storia di questo scrittore, poeta, che si innamora di una giovane donna, scoprendo poi che in effetti è una escort, ma il contatto tra queste due persone porta questa donna a rivalutare tutto ciò che è la sua vita, e cambia così anche il suo modo di vedere la vita, e quindi cambia anche il suo modo di essere. Dico, io quando ho letto alcune delle poesie di Pessoa sono rimasto veramente colpito, perché è una persona che interiormente aveva un animo abbastanza contorto. Lui infatti le sue stesse poesie, i suoi stessi racconti non li promulga con piacere, tanto è vero che solo alla fine, quando lui è morto, furono scoperte le sue opere. E vi devo dire la verità, più vado avanti nel leggere, più mi accorgo che era un autore veramente eccezionale, anche se un uomo molto chiuso in se stesso, che pur avendo girato moltissimo, perché lui è stato addirittura in Sudafrica, perché il padre adottivo era console lì, era rimasto chiuso nel suo mondo, dal quale ne usciva con molta difficoltà. Grazie. Il presente di Trame d'Autore, però, Antonio Corbale, che è venuto a rappresentare lui, quindi a nome di tutti, Antonio Corbale è il lettore ufficiale, e voglio dire anche con piacere che è un mio ex amico, uno dei miei primi ex amici, quelli quasi coetanei miei, non mi ha pregato. Sì, era molto giovane quando mi insegnò la ginnastica, quindi siamo quasi, praticamente quasi coetanei. Insomma, diciamo. Cioè, tu lì che mi innamorai, partiamo il 14 novembre con uno spettacolo.
testo mio che si chiama Barbie Lesbiana. È uno spettacolo che andrà in scena 14, 15 e 16 novembre nel Teatro Canto. A questo vorrei precisare un attimo delle cose. Vorrei ringraziare personalmente il Teatro CART per il loro impegno continuo e costante, per la promulgazione dell'arte, per la formazione dei giovani, nella loro evocazione al teatro. Quindi per me è un onore avere loro che mi accompagnano da sempre in questa, nella realizzazione di questo festival. E anche per questo festival loro hanno offerto la loro sala, in particolare nella giornata del 22, dove a cura dello staff di Agrofestival ci sarà un convegno Annibale Lucello, il teatro di Lucello tra tradizione e innovazione, e sarà una conversazione letteraria con l'Università di Napoli, con i docenti Pasquale Sabatino, Giuseppina Scognamiglio, ci saranno delle testimonianze di Carlo De Mono, e alla fine di questo convegno ci sarà gratuito per la città il concerto di Carlo De Mono. Quindi adesso, ringraziando ancora il Teatro Canto per il loro supporto, andiamo avanti. Quindi 14, 15 e 16 al Teatro Canto abbiamo questa commedia mia, Barbie Vesuviana, di cui inviterei due dei miei attori a dire due parole su questa commedia, che sono Antonio Buonopane e Loredana Cirillo. Veronica Elefante, se ci vuoi raggiungere qua, lei alla fine è l'icona che dà nome allo spettacolo. Una giovanissima ragazza, una giovanissima attrice, lei è Barbie. Dunque, io mi chiamo appunto Loredana Cirillo, sono un'attrice e una cantante di questa città, di Castellammare, e voglio prima di tutto ringraziare Luca Nassuto per avermi invitata per la seconda volta ad interpretare uno dei suoi personaggi, il suo nuovo testo teatrale nell'ambito dello Stade Teatro Festival. Voglio dire che anche questa volta, parlo un attimo di me, scusate se faccio questo piccolo spaccato, perché la stima che ho per Luca come autore è veramente grandissima, quindi voglio dire questo: io credo che lui sia proprio un autore straordinario, e la mia partecipazione ai suoi spettacoli, l'interpretazione dei suoi personaggi, sono sempre un viaggio dell'anima, perché Luca fa sempre dei viaggi introspettivi nell'animo di ogni suo personaggio, che viene sempre comunque presentato in maniera profonda mediante i suoi monologhi fatti di parole che messe insieme hanno una musicalità secondo me unica. Barbie Vesuviana in sé è uno spaccato di vita familiare schiettamente ambientato a Napoli, ma che potrebbe sicuramente essere ambientato in qualsiasi città, paese, paesino del sud d'Italia o del mondo. Per la sua caratteristica particolare, cioè quella dell'analisi delle miserie umane, della povertà, della superstizione, della cura e della pratica a volte ossessiva del culto religioso. Questo spettacolo è alla fine uno spettacolo frizzante, quindi non perché gli argomenti a volte sono anche forti, diventa uno spettacolo pesante, ma uno spettacolo frizzante, molto corale, che tocca anche punte di gradevolissima comicità, soprattutto nel personaggio di Laudoni, interpretato dalla splendida Giulia Conte. Vorrei invitarvi ad applaudirla, un'altra attrice molto che ha calcato i palchi di Napoli e ha lavorato con i migliori attori e grandi compagnie napoletane. Questo è giusto che ha lavorato anche con Vanni Baiano, una persona che era molto conosciuto con la regola. Tutto questo, io vi ringrazio, lascio la parola ad Antonio Buonopane, la mia compagna che è qui accanto. Grazie. Grazie. E come già accennato Loredana, certi aspetti lo stesso autore ha definito questo lavoro, questo spettacolo, una commedia. Penso che definirlo commedia, soltanto commedia, sia riduttivo, perché anche se si svolge nel solco di una comicità talvolta tanto esilarante, grazie
degli attori che si vedono eccetera eccetera, riesce poi comunque ad affrontare dei temi delicati descrivendo, dipingendo l'interno di un'abitazione napoletana, una casa nella quale gli stessi abitanti si sentono qualche volta un po' ospiti, un po' orfani di qualche cosa. In un'atmosfera quasi circense si muovono dei personaggi al limite della follia, comunque sempre sul limite della follia, come quello di Giovanni, posso dirlo, vagamente ispirato alla figura appunto di Vanni Baiano, personaggio che interpreto io, oppure come Laudonia, interpretata da Giulia, che si può dire vergine e martire di se stessa e soprattutto della propria ipocondria, che le ha impedito di realizzarsi. In realtà nessuno di questi personaggi si può dire realizzato, comunque qualcuno ha, hanno sempre comunque ognuno di loro degli impianti, e tentano alla fine una redenzione da una vita vuota, da una vita buia, e anche col venire alla luce di un terribile segreto che appunto poi alla fine viene svelato. Alla fine i personaggi forse però troveranno una redenzione in modo inaspettato. C'è bisogno adesso che venite a vedere lo spettacolo perché altrimenti morirà. Prevede proprio un weekend di omaggio a Ruccello che si articolerà in tre momenti. Abbiamo la conversazione letteraria con i docenti della Federico II e con Carlo De Nomo, di cui Luca accennava prima, durante la quale si cercherà in maniera molto disinvolta, insomma sicuramente priva di valutamenti accademici, di inquadrare comunque sul piano della storia della letteratura teatrale la figura di Annibale e soprattutto di illustrare alcuni meccanismi della sua drammaturgia che sono particolarmente interessanti, passando anche per qualche testo inedito che lui stava componendo prima della sua repentina scomparsa, che non ha fatto in tempo purtroppo a completare, ma che in realtà sono delle spie importanti della sua concezione del teatro. Appunto saranno presenti Giuseppina Scognamiglio, che è docente di letteratura teatrale della Federico II, Pasquale Sabatino, italianista della Federico II e coordinatore del Master in Drammaturgia e Cinematografia dello stesso Ateneo Federiciano, e ci saranno le letture dell'attore Sergio Celotto, tratte appunto da opere di Annibale. Il secondo, ci sarà naturalmente Carlo De Nonno, che porterà la sua testimonianza. Carlo De Nonno sarà il protagonista anche del secondo momento della serata, che è il concerto. Un concerto che rivisita la canzone d'autore, ma che passa anche attraverso un ricordo di Annibale, costruito proprio attraverso alcune canzoni e attraverso i ricordi che esudano da alcune canzoni e conversazioni che Carlo ha avuto con Annibale a questo proposito. Quindi sarà sicuramente un momento molto suggestivo. Ricordiamo che il concerto è ingresso gratuito e questo lo dobbiamo ancora una volta all'impegno e alla voglia di fare cultura a Castellammare di Luca Rasuto. Il secondo momento dell'omaggio a Ruccello sarà l'allestimento di Ferdinando, il capolavoro ruccelliano, da parte del CAD, quindi con la regia di Sergio Celoro, l'interpretazione di Marcella Celoro, che sarà appunto il personaggio di Donna Rotilde. Prima di dare la parola a Marcella volevo sottolineare una cosa. In un attimo sono venuti fuori tutti gli addentellati teatrali, no, di questa città.
che in qualche modo si aggregano anche intorno alla figura di Annibale. Abbiamo ricordato Vanni Baiano, abbiamo salutato Giulia Conte, che è stata tra l'altro un'interprete di una, credo, delle più belle messe in scena di Mamma, che fu firmata, la cui regia fu firmata da Vanni Baiano, veramente uno degli allestimenti più belli. E soprattutto è molto bello che dei giovani artisti stabiesi, pieni di voglia di fare e soprattutto eredi di una tradizione teatrale che ha puntato molto sull'operosità tenace a Castellammare senza darsi mai per vinta, adesso affrontino il teatro di Annibale Ruccello. Marcella, prego. Grazie. Mi collego immediatamente a te, Monica, perché per noi è importante questo passaggio. Perché oltre ad essere un passaggio di testimone che noi abbiamo ricevuto ormai da purtroppo 5 anni di lavoro di Teatro CAT, è importante riuscire, noi abbiamo uno slogan per il CAT che è teatro d'amore, tradizione e innovazione. E questa innovazione noi anche attraverso lo spunto che Luca quest'anno ci ha dato, ma era un'idea che insomma ci balenava un po' in testa, abbiamo portato ad Albano. Appunto abbiamo scelto di mettere in scena Ferdinando di Annibale Ruccello, sappiamo benissimo che è un'operazione che è difficilissima, ma noi abbiamo proprio alle nostre spalle una tradizione di studio principalmente. Come tutti ben sapete, insomma, veniamo da una tradizione di studio che è partita da Cina Madonna e da Papaglio Ruccello, che ha portato insomma negli anni 80 fuori dal Balta a Castellammare. Sarà indicato dalla... Sì.
quale presenteremo la giuria, che già sta al lavoro naturalmente, ed è composta da critici militanti, esperti del teatro lucelliano e studiosi di spessore. E poi per il resto ci aggiorneremo al 28, quando ci sarà la comunicazione dei tre vincitori. E quella sera, oltre al premio Ruccello, ci sarà una poesia mia, un monologo scritto in versi, letto dall'attrice Cristina Donadio, e dopo, questo è lo sforzo grosso che abbiamo fatto come Stabia Teatro Festival, quello di, a differenza dell'anno scorso, regalare il concerto di Pietra Montecorvino alla città di Castellammare di Stabia. L'anno scorso Pietra Montecorvino era in cartellone, con appagamento, il biglietto costava 10 euro, siamo stati quasi dalle richieste, in sala sono stati fatti 280 spettatori, i feedback tutti positivissimi, lei è un'artista assoluta, e quest'anno mi sono detto voglio regalarlo il concerto, voglio regalarlo, per questo ho chiesto a Taranta Power e Eugenio Bennato di venire incontro, perché vogliamo regalare la cultura, far avvicinare tantissime persone, e quindi contiamo di riempire il teatro per quella serata e regalare il concerto di Pietra Montecorvino. Per esempio, arrivando qui ho arrivato un messaggio di un'associazione da Berlino dove ha chiesto per esempio 30 inviti già per la serata di Pietra Montecorvino, e non è uscita ancora la pubblicità, una soffiata sarà stata. Quindi quello che si dovrà fare. Esatto, detto tutto questo penso di aver detto tutto, fatto tutti i ringraziamenti. Un'altra cosa a cui tengo molto e vorrei dire delle cose, per quanto riguarda Osvaldo, che lui prima mi diceva di essere mortificato, di essere seduto al tavolo. La mortificazione non è di chi lavora, è di chi ruba, purtroppo, dove dobbiamo dire, no, perché io ho questa mia caratteristica, che da questi tavoli devono partire le battaglie, la battaglia per chi ruba, la battaglia per la camorra, la mafia, perché da queste istituzioni, esatto, contro chi ruba, quindi voglio dire, da questi tavoli deve partire, perché la cultura può fermare la camorra di cui voglio dire, siamo invasi. E un altro ringraziamento, perché Osvaldo, tu fai parte della mia famiglia, quindi anche se il tuo supporter della Tiro Festival stai nel mio cuore come lo scultore che realizzerà l'opera di Annibale Ruccello. E il maestro d'arte Umberto Cesino, che sta lì, chiedo di farti un applauso. Quindi credo di aver detto tutto e ringraziato tutto, e do la parola di nuovo a Monica. Allora, noi come vedete abbiamo cercato di illustrare per quanto possibile un cartellone che si presenta già da subito estremamente ricco. Soprattutto quello che personalmente mi è piaciuto di questa mattinata è che sono venuta fuori una rete di tangenze, di contatti, di collaborazione, di punti di incontro molto forti intorno a questa materia coagulante che è il teatro e la vocazione teatrale della nostra città. Segno probabilmente che quando si lavora in squadra si vince. Allora è importante che questo festival cresca negli anni, che il premio Stabia Ruccello, che pone l'accento sull'identità stabiese in maniera molto forte, venga in qualche modo seguito, alimentato, nutrito, veramente come un bambino che nasce. E quindi con questo auspicio passo la parola alla dottoressa Maria Rita Aurecchio, che ci ospita naturalmente oggi. Allora, benvenuti a tutti. Oggi effettivamente questa amministrazione vive un momento importante, di grande emozione, perché lo devo dire di cuore, io mi sono emozionata, sono veramente lusingata oggi di vivere con voi questo giorno pieno di energie che mi ha fatto incontrare talenti, professionalità,
tutti insieme stiamo coniugando quello che è un ricordo di questo grande uomo che è appunto Annibale Rucellai. Una, come diceva lei prima, una stabilità che effettivamente ci onora e che dobbiamo sempre lavorare insieme per mantenerlo vivo nel ricordo, perché io l'ho detto anche stamattina, oggi è il giorno delle Forze Armate dell'Unità d'Italia, il ricordo, la storia, la memoria è quello che fa il benessere di una comunità, che fa la crescita di una comunità. Guai, anche mio padre era un insegnante, mi dicevo di offendere un uomo di sei un uomo senza tradizione, sei un uomo senza memoria, la peggiore offesa che si può fare all'essere umano. E quindi io veramente a volte sono a disagio perché eventi come questi, iniziative come queste, ricordi come questi andrebbero veramente supportati da un'amministrazione in modo diciamo anche più importante, però purtroppo sapete, il Comune ha delle grosse difficoltà economiche e quindi noi abbiamo dato il patrocinio morale, ma effettivamente le istituzioni hanno veramente il dovere di supportare quelle che sono le vivacità intellettuali, le vivacità artistiche, le vivacità culturali. E quindi oggi noi effettivamente dobbiamo solo parlare di un patrocinio morale, ma sicuramente ci deve essere l'impegno di, questo mi sento conoscendo anche il nostro sindaco, dobbiamo assumere l'impegno di essere sempre più presenti, ma fattivamente e concretamente, perché sulla cultura si investe, perché la cultura è la crescita del futuro. Io ripeto, insomma, oggi sono particolarmente felice e vorrei esprimermi anche tutta la mia, a volte, soddisfazione nel vedere i miracoli che si compiono intorno a questi eventi, e di questo colgo anche l'occasione per ringraziare il nostro direttore artistico del Comune, Antonello Siano, che ci fa da trade union, ci mette in contatto, ci fa vivere insieme queste esperienze. E, insomma, io effettivamente sono onorata oggi di stare con voi e di iniziare questo percorso, di questa edizione, di questo premio che effettivamente, come diceva lei, deve assolutamente andare avanti, deve mettere radici anche fuori da quella che è la nostra città, perché a volte è anche un grosso limite, è stato il nostro grosso. Castellammare è una città bellissima, con tante doti, anche quelle culturali che stiamo toccando con mano stamattina, ma che a volte non sa uscire, non sa poi pubblicizzare in modo adeguato. Premio come si percepito naturalmente diventa occasione per fare di Castellammare un osservatorio sul teatro, quindi quando parlavo prima di proiettare lo sguardo verso l'altro, verso altre drammaturgie, io intendevo anche in qualche modo spostarmi geograficamente. Va da sé che nel momento in cui il premio che adesso nasce lo concepiamo come un work in progress e quindi cresca, è naturale che faccia di Castellammare un punto di vista privilegiato sul panorama della drammaturgia, non solo napoletana ma anche nazionale. Il premio viene così concepito. Quindi è chiaro che la vicinanza delle istituzioni potrà fare sì che il nome di Castellammare venga in qualche modo veicolato al di là dei confini territoriali. E questo è lo spirito in cui c'è la nostra iniziativa. E quindi noi saremo veramente orgogliosi di poterla supportare anche per il futuro in termini, nei termini che lei adesso ha espresso. Quindi effettivamente
Io volevo concludere il discorso dicendo che proprio laddove c'è stata così carenza di risorse, io dico a volte anche a Antonello, assistiamo a dei veri e propri miracoli di queste sinergie che si vengono a creare sul territorio con le associazioni, con sponsor, con persone che effettivamente vivono questo disagio, tra virgolette, per economico, ma nello stesso tempo sono motori poi e anima di tante manifestazioni che poi hanno dei grandissimi successi. Quindi è vero il mille denaro, però è tanto vero anche che stiamo sperimentando la forza della cultura, l'amore per la cultura. E allora io veramente vi rinnovo i miei complimenti, mi auguro veramente tutto il successo che merita questa edizione e vorrei veramente fare un applauso, ma un grande applauso, l'ultimo di oggi, ma il primo di questa edizione, al nostro Annibale Ruccelli, vorrei farlo tutti insieme. Fino a quando il sindaco lo vorrà, io sono sempre con voi, grazie. Ti ringrazio.